Manca solo il crisma dell'ufficialità, ma i playoff non potranno che slittare. Assai dettagliato il deferimento a carico del Palermo. Se accertate, le presunte irregolarità gestionali avrebbero infatti impedito l'iscrizione del club siciliano ai campionati 2015-16, 2016-17, 2017-18. Prima udienza venerdì prossimo 10 maggio. Slittamento dei playoff dunque inevitabile, si parla di 15 giorni. Al Pescara serve l'ultimo sforzo, l'ultimo passo per tagliare un traguardo diventato tale in corso d'opera. Gli obiettivi della vigilia erano altri, si parlava di salvezza. Ergo campionato molto positivo se rapportato alla qualità e alle caratteristiche dell'organico, che sono prevalentemente di contropiede. Coartare la propria natura non è mai foriero di successi o soddisfazioni. Il Pescara lo ha evidenziato anche a Venezia. Non puoi inventare qualcosa che non hai nelle tue corde, per mentalità certo, ma anche e soprattutto per risorse e caratteristiche delle stesse. E comunque, pur non brillando sul piano tecnico e della concretezza, l'11 di Pillon sta confermando di essere avviato a ritrovare una buona condizione fisica. Sarà determinante nel corso dei playoff, ormai ad un passo. Un punto per la certezza aritmetica, 3 per blindare il quinto posto ed ottenere una posizione di avanguardia nella griglia. Avversaria sabato l'Adriatico, la Salernitana, insidiata anche dal Foggia che ieri nel posticipo ha battuto il Perugia. I granata tremano, a distanza di 3 stagioni è stato richiamato Leonardo Menichini per evitare ulteriori guai, retrocessione diretta, perché il rischio c'è. A Pescara la Salernitana non potrà assolutamente perdere.